Ben ritrovati, questo è Spazio Professioni, il nostro notiziario dedicato al mondo dei professionisti e dei lavoratori autonomi. Iniziamo con la prima notizia. Via libera all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, conosciuta con l'acronimo ANPAL. Lo scorso 29 aprile, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. L'ANPAL avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, così come stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Agenzia, come previsto dall'articolo 1 dello schema di decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella stessa seduta, quella del 29 aprile scorso del Consiglio dei Ministri, è stato approvato anche il decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Avrà il compito di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva e la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo anche le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL. Il 27 aprile scorso si è tenuta la tavola rotonda Migliorami, organizzata da Confprofessioni Lombardia, durante la quale i liberi professionisti e i cittadini hanno potuto incontrare i candidati sindaco della città di Milano alle prossime elezioni comunali. Hanno partecipato il candidato dei 5 Stelle Gianluca Corrado, Stefano Parisi e l'ex commissario di Expo Beppe Sala. L'incontro ha preso le mosse dal sondaggio IPR "I cittadini di Milano cosa chiedono al prossimo sindaco?" e sono poi state presentate le 10 proposte redatte da Confprofessioni Lombardia. Ha seguito per noi l'evento Valentina Valente, che ha intervistato anche Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. Vediamo. Milano è intanto una città molto complessa, dove operano circa oltre 133.000 professionisti, tra quelli che vivono e lavorano a Milano. Diciamo che i professionisti incidono molto nel motore, nello sviluppo economico e occupazionale della città, quindi danno un grande contributo di crescita. E quindi i professionisti, soprattutto su alcuni temi sui quali, per esempio, visto che loro sono la diretta interfaccia con cittadini, con imprese e con la pubblica amministrazione, possono dare una mano alla città, soprattutto sui temi della semplificazione, della sburocratizzazione. Non dico che non si possa intervenire anche su molti temi molto più importanti che ogni città vive come un problema. Mi riferisco per esempio al tema della sicurezza, della microcriminalità, che è micro soltanto per chi non la subisce, diciamo, che viene considerata tale, sull'inquinamento atmosferico, quindi da un punto di vista dell'ambiente. Poi per quello che riguarda la mobilità, i trasporti, che sono sempre un problema, la casa, l'occupazione giovanile, che è sempre un altro problema delle grandi città, per esempio sulla riqualificazione delle periferie e quant'altro. Sui temi dell'immigrazione e della relativa integrazione. Sono tutti temi molto grandi sui quali i professionisti collaborano e possono dare il loro contributo. Poi non possiamo dimenticare che Milano è una città che è molto grande, molto complessa, come dicevo prima, ma che per esempio ha delle grandi, soprattutto da un punto di vista internazionale, è riconosciuta per degli asset che sono stati particolarmente importanti, quelli del design, della moda, del turismo, voglio dire della finanza, no? Quindi è riconosciuta come tale. Però a volte magari i cittadini sono quelli che magari più intercettano i problemi, mani anche piccoli, sui quali la Confprofessione Lombardia ha voluto intervenire e cercare di dare dei suggerimenti ai candidati sindaco all'elezione, alla prossima elezione, per dare un contributo, perché semplificazione vuol dire ridurre le attese, vuol dire semplificare le procedure, significare dare una mano ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione di sollevarli da quei disagi quotidiani che poi però sono quelli che pesano magari in maniera più importante che non tutti i grandi problemi sui quali ci sono sempre presenti i professionisti, ma che invece come cittadini vengono investiti in misura maggiore su questi problemi che sono piccoli fino a un certo punto.
un'esperienza che secondo lei si può replicare anche in altre città? Questa di oggi intanto è una bellissima esperienza, perché vedo che qui c'è una grande partecipazione, c'è stata anche una forte presenza del mondo ordinistico, anche molti presidenti degli ordini di Milano sono venuti qui a questo incontro con la classe politica, con i candidati. Penso che si possa replicare benissimo, perché se i professionisti vogliono dare una mano, non vogliono parlare sempre a tutela dei loro interessi, ma vogliono parlare invece come cittadini, come coloro che operano direttamente tutti i giorni nella quotidianità, direi, con i clienti, con le aziende, con i pazienti, cioè con tutti quei soggetti con i quali loro lavorano quotidianamente, e quindi più di ogni altro sono in grado di intercettare le problematiche. Quindi io credo che sia un'esperienza che possa essere estesa anche non soltanto a Milano o a Roma, ma anche in altre città d'Italia. Potrebbe essere un dialogo che ci si confronta, bisogna che ci siano i politici che sono disposti ad ascoltarci. Io credo che i professionisti ne hanno di cose da dire, sarebbero forse i soggetti più inclini a questo dialogo, a questo confronto con la classe politica. Prima di chiudere ancora una notizia, le casse previdenziali private azioniste di Banca d'Italia hanno ottenuto un dividendo di oltre 35 milioni di euro dopo l'ingresso nel capitale nel novembre scorso. Lo rendono noto gli stessi enti dei professionisti, ricordando di aver investito finora nel capitale sociale dell'istituto di Palazzo Koch 840 milioni. I dati contenuti nella relazione esposta dal governatore Ignazio Visco durante l'assemblea annuale mostrano come la presenza delle casse sia salita all'11,2%, quota che rappresenta quasi il doppio rispetto a quanto detenuto dagli istituti di previdenza pubblici. E qui si conclude questa edizione di Spazio Professioni. Grazie per essere stati con noi.